Ciao ragazzi, da Vittorio. Torniamo a parlare di Parma-Lazio. Una vittoria importantissima per la Lazio. Ma voglio prima parlare del rigore, quello che ha fatto tanto discutere fra Acerbi e Corneliuson. Partiamo da questo presupposto. Secondo me il calcio di rigore si poteva dare. Secondo me la trattenuta di Acerbi c'era. È anche vero che è uscito poi un video su Twitter in cui sembra. In cui si vede il Cornelison che prima spinge a cerbi e poi si fa trattenere dal giocatore, e quindi questo dimostrerebbe che non c'è rigore. Ma non voglio soffermarmi su questo adesso. Vorrei evidenziare come D'Aversa si è andato a lamentarsi a Sky nella conferenza stampa, nell'intervista post partita. È sembrato che la Lazio abbia rubato una partita, che la Lazio non abbia fatto niente, e addirittura D'Aversa a un certo punto ha detto che anche il gol della Lazio era regolare perché era un fallo di mano ci sono state 47 eh, riprese di quel gol e non si vede minimamente la palla vicino alla mano di Ciro Immobile e D'Aversa però piange quelli di Sky quando D'Aversa ha parlato non hanno detto niente non c'è stato il minimo confronto né il minimo discussione no, era evidente che il Parma fosse stato defradato e questo dà fastidio perché, vi ricorderete bene tre anni fa quando la Lazio fu veramente rapinata, vi ricordate lozio Torino Lazio Torino, era una partita da ufficio indagini. Il gol eh, di Ciro il rigore di Ciro Immobile clamoroso non dato, ma espulso Ciro Ecco, quell'anno successero cose imbarazzanti, imbarazzanti. Però Sky ogni volta che Inzaghi si lamentava, è eh, però si lamenta sempre dell'arbitro, no? Tanti giornalisti uscirono fuori, eh Inzaghi piangina. Inzaghi si lamenta. Oggi su D'Aversa, nessuno dice, eh però la Lazio. Forse c'era il rigore prima. La Lazio ha fatto 40 tiri in porta, no? Tutti zitti, tutti prostrati su D'Aversa. L'impressione è che la Lazio inizia a dar fastidio. E la cosa divertente è che la Lazio non lo vincerà lo scudetto, ragazzi. La Lazio non è. Non ha la forza di vincere lo scudetto. Però però dà fastidio perché se fosse stato Inzaghi, qualcuno avrebbe iniziato a dire: 'Però ha perso, non si può lamentare solo di un rigore perché la Lazio ha giocato meglio del Parma,' e invece no. E invece no. E questo attenzione è una grande differenza perché quando succede, quando Fonseca si lamenta dell'arbitro, ed è successo, e ho fatto un video, tutti zitti, tutti, anzi a dire che Fonseca c'ha ragione no. Contro Sassuolo, la Roma non ha visto palla, però è stato l'arbitraggio a influenzare la partita. Cose strane, cose molto strane. Ma andiamo sulla pagella: sulla pagella della Lazio, perché ho detto nel video di ieri. È stata una partita importantissima per la Lazio, e quindi andiamo a dare i voti. Partiamo da Stracoscia, che eh, insomma. Che, che ne dica D'Aversa? Stragoscia ha fatto poco non ci sono stati tiri impegnativi alla porta di Stragoscia per cui io gli do un 6 e mezzo perché ha gestito bene il suo ma nonostante D'Aversa il Parma tiene in porta pericolosi nello specchio non li ha fatti ha creato tante azioni ma miracoli di Stragoscia io non me ne ricordo direbbe Simone Zaghi Patrick 6 e mezzo io da lui mi aspetto sempre qualcosa di più in fase offensiva invece troppe volte si gira e passa la palla indietro Acerbi 7 perché, nonostante quel rigore, che secondo me si poteva dare, ha gestito bene la difesa e ha retto bene il reparto. E in più, in quella posizione sulla sinistra, può spingere bene. L'abbiamo visto spesso attaccare. Luis Felipe 7,5 secondo me, quando gioca centrale concentrato come ha giocato contro Parma, è un mostro. Quante scivolate ha fatto salvando il risultato? Tantissime. Veramente Luis Felipe quando gioca concentrato è veramente eh, un grandissimo difensore. Eh, Lucas leva sette e mezzo perché in fase difensiva è stato fenomenale, il Parma spingeva, lui è stato molto molto bravo a scardinare il pallone dalle, dai piedi degli avversari. Parolo 6 meno. Secondo me si vede che non ha più eh, il passo di qualche anno fa, però supplisce con l'esperienza, per cui prende la sufficienza. Luis Alberto Sette e mezzo. ha fatto una partita mostruosa, gli tolgo un mezzo voto perché ha sbagliato troppe volte la conclusione, un paio di volte ha tirato quando doveva passarla, un paio di volte è andato a tirare male quando da lui ti aspetti il gol. Però ha fatto delle cose mostruose. A parte nel secondo tempo, quando la Lazio era un po' stanca, ha avuto un ge una gestione della palla mostruosa, ha fatto un paio di numeri. Veramente, ripeto: fosse nel, forse nella Roma il Corriere Sport uscirebbe di collezioni eccetera, purtroppo è della Lazio e quindi ce lo godiamo solo noi ma va bene così, Johnny 7, Johnny 7 è stata la sorpresa di questa partita, eh, onestamente ero dubbioso perché sappiamo che il Parma era bella squadra, ma Johnny ha giocato molto bene, sia in fase difensiva sia in fase offensiva, anzi direi che ha messo un sacco di palloni buoni al centro Immobile oggi non brillantissimo non li ha sfruttati Marusic 6, primo tempo abbastanza bene, poi nella ripresa crollato e il Parma ha iniziato a spingere eh, che dire, non ha 90 minuti sulle gambe, si vede, può essere un giocatore importante ma ci deve credere anche lui Lazzari 7, quando è entrato lui la Lazio ha iniziato a spingere molto molto di più e quindi Lazzari forse questi 45 minuti di riposo gli sono serviti per ricaricarsi Ciro Immobile 6- meno perché ha lottato come al solito, ha combattuto però mi è parso meno brillante del, del solito e si è un po' visto. Caicedo 6 e, e mezzo. perché ha fatto il gol, anche lui ha fatto fatica, ha lottato, non stava bene, ma ha fatto il suo. Cataldi 6 e mezzo, è entrato, ha lottato come al solito, ehm, cambio che ci sta, insomma. Chiudiamo con Correa, 5 e mezzo, perché Correa ha quell'abilità nello stretto di dialogare con Luis Alberto e Ciremobile e far veramente male. Però, secondo me, fisicamente non sta benissimo e si è visto. Ha perso troppi palloni facili. Poteva concludere meglio un paio di occasioni. Peccato perché, secondo me, la Lazio in quel momento poteva veramente chiudere la partita col secondo gol. E per qualche rurino di correa non è arrivato il secondo gol che ha chiuso la partita. E voi che ne dite, scrivete nei commenti qua sotto. E mi raccomando, se sei laziale, iscriviti al canale. Ciao, alla prossima.